Massimo, la trasferta di Lanciano purtroppo è crollata nel finale. Sì, è stata una partita che abbiamo perso, un'occasione persa soprattutto per allungare in classifica, per rimanere agganciate alle posizioni buone dei playoff. Siamo ancora, diciamo, all'interno delle prime otto. È stata una partita altalenante per noi, nei momenti buoni siamo sempre arrivati a pochi punti da loro, non siamo mai riusciti ad invertire la tendenza di un Lanciano che c'è stato sempre davanti con, diciamo, discreto merito, non ha fatto niente di particolare. Noi abbiamo fatto una partita quasi sufficiente, non più di tanto, ma per vincere fuori casa ci vuole qualcosa in più, e quando avevamo avuto la possibilità alla fine della partita non abbiamo avuto quella zampata vincente che ci poteva permettere con diciamo qualche giocata di talento di vincerla. C'è stato qualche errore arbitrale, ma ci dovevamo aspettare. È stato un buon arbitraggio per tutta la partita, per due volte siamo arrivati sotto e per nostre colpe non siamo riusciti a superarli. La terza volta qualche errore arbitrale ce l'ha impedito, però assolutamente non c'entro gli arbitri. Quindi domenica arriva Bernalda. Bernalda è una buonissima squadra, una squadra che sta a 10 punti, quindi 4 punti davanti a noi, bisogna stare molto, molto attenti. È una squadra che ha degli ottimi attaccanti, prima di tutti c'è Roberto Russo che è un maddalonese, quindi chiaramente un giocatore molto conosciuto sia da qualcuno dei giocatori sia dal pubblico locale, quindi saremo molto attenti, uno dei migliori marcatori del girone. C'è un play molto esperto, Marisi, c'è un'ottima ala pivot che si chiama Candela, un altro giocatore, Martone, grande presenza sotto i tabelloni, un giocatore di 2,8 metri, insomma un gruppo di esterni valido, insomma un argentino come cambio dei lunghi, una buona squadra, un buon gruppo, una squadra lunga anche nelle rotazioni, una squadra che gioca in 9-10 giocatori, quindi dovremo stare molto attenti, dovremo dare una buona prestazione per vincere, dobbiamo continuare la serie in casa che abbiamo intrapreso due turni fa, vincendo le due partite consecutive, dobbiamo continuare a vincere in casa.